L'augurio dei vloggers bresciani e bergamaschi che anche in questi giorni che precedono le festività si danno da fare per ripulire le strade dei nostri paesi che si riempiono di spazzatura e per un Natale pulito. Anche loro, dopo un anno di lavoro intenso che ha visto arrivare in Valle Camonica ad Arfo il Giro d'Italia Vlogging, si prenderanno qualche giorno di vacanza che servirà anche per programmare l'attività del 2023. Certo che di spazzatura ne è stata raccolta durante quest'anno. Il lavoro che queste persone fanno, oltre alla pulizia, punta alla sensibilizzazione, però ci vorrà tempo. Cioè, speriamo sempre che la gente impari a portare a casa la propria spazzatura, non buttarla per terra, non buttarla dal finestrino. Purtroppo invece ce n'è sempre tantissima, soprattutto in alcune zone tipo qua a Boario dove c'è il parcheggio della Conad, nella zona industriale, più o meno si trova ovunque. E sarebbe così bello e basterebbe così poco a tenere un po' più pulito e a prendersi cura dell'ambiente. Se possiamo fare un bilancio di quest'anno, cosa dire? Quante persone siete riusciti a coinvolgere? Grosso modo, quanto avete raccolto? Sono arrivate tantissime persone nel nostro gruppo, anche perché non ci sono obblighi, ognuno è libero di venire quando può e quando vuole. In questo momento siamo più di 100 persone iscritte sul gruppo WhatsApp dove vengono lanciate le raccolte. Abbiamo coinvolto tantissime persone, penso grosso modo 500-600 nei vari eventi che abbiamo fatto. Abbiamo creato diversi eventi anche per le scuole, che sono il nostro punto d'orgoglio. E soprattutto speriamo che sia nelle nuove generazioni nasca questo senso civico che sembra mancare a noi adulti. Almeno 400 sacchi raccolti dall'inizio dell'anno ad oggi, per non parlare dei rifiuti ingombranti. Anche l'ultima raccolta ha dato i suoi frutti. I sacchi vengono geolocalizzati, poi raccolti da Valle Camonica Servizi. Intanto in quest'ultima giornata i vloggers hanno approfittato anche per divertirsi un po', per stappare una bottiglia, farsi gli auguri e programmare il prossimo anno di lavoro. Allora, ci sarà probabilmente ancora qualche raccolta di zona, però nel 2023 ci sono nuovi appuntamenti che adesso a fine anno ci incontreremo per capire come organizzarli. Probabilmente ci sarà di nuovo il Giro d'Italia, per cui faremo una tappa ancora del Giro d'Italia, piuttosto che altri eventi locali in collaborazione con i vari comuni e anche nuovi eventi con le scuole.